Allora, Piras Coaching Academy, Federico Mandelli farà e dirà, cioè è già partito, per il suo CP16, ovvero un test massimale su 16 minuti, dopo aver fatto 3 settimane di carico di metodo FDS e dopo aver fatto 1 settimana di scarico, siamo a 1 settimana dall'appuntamento per cui si è prefissato la preparazione e quindi oggi verifichi i suoi valori. Lo fa in esterno e quindi esegue un CP16 16 minuti al meglio delle sue possibilità e di conseguenza avrà a fine del test aggiornati tutti i suoi valori per poter partire nel suo obiettivo, la sua gara. Quindi è un'ultima verifica fondamentale se si sceglie di allenarsi con costanza, di focalizzare gli obiettivi, e questo gli permetterà di capire se sta meglio rispetto ai suoi best off oppure in altro periodo della stagione. Ora, senza rompergli troppo le scatole, andiamo a vedere che sta salendo con 340 watt normalizzati. Probabilmente questi sono il suo parametro di riferimento del suo best off, quindi non farà altro che tenere il più possibile un valore che conosce, intenso, elevato, per la salita. E chiaramente questo, se sta abbastanza bene, risulterà facile per i primi 5 minuti. Fatti i primi 5 minuti dovrà capire da solo se può aumentare e quindi se è in grado di elevare ulteriormente la sua normalizzata dell'ultimo test. Primi 4 minuti di test FTP CP16 passati. Federico rimane costante attorno ai 340-350 watt. Adesso è la fase in cui bisogna capire se sei in grado già di tenere questo passo fino alla fine, oppure se è già un passo un pelo eccessivo, oppure se si sta bene si può cominciare a pensare di aumentare un pelino, perché ricordo che il valore di FTP che ci interessa è quello normalizzato, ovvero la media dei watt stagionati in salita su un tempo di 16 minuti. Io lo vedo bene, potrei fare il tifo, ma già il fatto che gli faccio compagnia gli dà un riferimento. Chiaramente io sono a batteria piena e quindi comunque gli faccio del riferimento, però in ogni caso, facendo un test da solo, quindi e all'aperto soprattutto, si ha la possibilità di mettersi alla prova in un contesto identico al campo gara. Per questo nel nostro metodo FPS non facciamo eseguire test indoor, a meno che non siamo in un periodo invernale e non abbiamo la possibilità di uscire, però comunque tendenzialmente col metodo FBS della Piras Coaching Academy vi insegniamo ad allenarvi e a valutarvi. Questo è quello che sta facendo proprio Federico oggi. Una salita di 16 minuti al meglio delle sue possibilità, dove andremo ad analizzare i suoi dati medi, principalmente la potenza espressa. Siamo circa quasi a metà. Federico è sempre intorno ai 350 watt e di conseguenza procede. E chiaramente se si vuole migliorare, questo lo dovrà fare nella seconda parte, negli ultimi 6 minuti. Abbiamo passati 10 minuti del CP16 totale. Federico deve affrontare la parte finale. La parte finale è quella in cui chiaramente è più impegnativa, in quanto le energie cominciano a scarseggiare. È molto importante il linguaggio che usiamo con noi stessi, in quanto dobbiamo comunque concentrarci su dare il 100% e fare del nostro meglio. Meglio rifiatare 10 secondi, 15 secondi se si percepisce che abbiamo spinto un po' troppo per poter recuperare il minimo, tanto conta il valore medio alla fine del test.
Federico con un orologio svizzero è sempre attorno ai 350 watt. Evidentemente si conosce molto bene, ha deciso che questo è il suo passo corretto. Ci sono ancora 5 minuti, quindi comunque ancora il tempo per cercare di spingere ulteriormente la fine, però per ora lo sta seguendo molto bene, in quanto non ha mai avuto un cedimento ed è molto regolare. La respirazione è ancora controllata, e anche questo è importante. Rimane concentrato e ricordo che ha eseguito questo test dopo almeno 4-5 giornate di scarico e di recupero da 3 settimane di lavoro di metodo FPS della Pirates Coaching Academy. Ok, parte finale, ultimi 3 minuti. Federico sempre costante attorno a 350 watt, è un'ottima prestazione. Poi vi diremo quanto pesa e vi daremo il dettaglio di tutti i suoi valori. Sempre costante, bravo. Non vedo esattamente quanto manca. 2 minuti, ok. Ci fa segno 2 minuti. È un'ottima prestazione assoluta, la vedo già perché io conosco la salita. Però quello che ci interesserà sarà sicuramente il suo valore di potenza normalizzata. Poi lo divideremo con i chili e avremo il suo rendimento wattino. Bravo, adesso si è attestato a 400. Evidentemente si è gestito bene. Adesso affronta l'ultimo minuto. Devo dire che è un'ottima prestazione comunque. E ha eseguito 5 giorni di scarico dopo 3 settimane di carico. Questo è quello che insegniamo nel metodo FBS. Tra poco vi diremo e vedremo tutti i valori di Federico Mandelli a 3 giorni dall'inizio dell'Appenninica MTB Stage Race. Ok, test finito. Fatta bene. Sì. Hai dei valori lì che si possono inquadrare. Sì. CP16. Ok, CP16, abbiamo esattamente 3,49. CP4,366. CP4,366, ma non ci interessa perché se ci concentravamo sui 4 minuti sarebbe venuto meglio. Sì, quindi praticamente 350 watt normalizzati per il suo CP16 per un peso di 59. Meno 2 kg perché li hai persi d'acqua, quindi fai 58. Sì. Ok, questo è un po' sono i tuoi valori di oggi, poi ci guarderemo con più calma.